Noi ci eravamo sentiti qualche settimana fa e ti chiedevo, ti manca ancora il gol in questa nuova avventura a Pescara? Ci hai messo 3 settimane ed è stato anche importante. Sì, sono 2 o 3 partite che vado cattivo dentro l'area, poi è normale, ci deve essere anche la palla giusta. Oggi lui ha messo un signor pallone e mi sono fatto trovare pronto, è stata un'esplosione di gioia perché diciamo che sono abituato a fare questi gol e mi serviva un'occasione per sbloccarmi. Quanto c'è di merito individuale di Brosco e Boben? Mi spiego, la Turris ha fatto tanto possesso palla, soprattutto con Leonetti e con Giannone, vi ha messo in difficoltà, però conti fatti, insomma, Riva ha preso un autogol al 90° e un gol al 94°. Sì, sicuramente io e Boben, in grosso quando gioca, stiamo facendo un ottimo campionato, ma il merito va diviso con tutta la squadra. Infatti oggi abbiamo fatto su me una gran partita tutti, poi sul 2-0 c'è stato secondo me un po' di rilassamento automatico e a parte il gol di Giabbo ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo abbassato un po' troppo i ritmi e secondo me questo non deve ripetersi perché dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo fino a quel momento con quell'intensità. Magari non stavamo facendo la partita sempre, ma era una partita in controllo e secondo me la potevamo portare a casa con più serenità. Riccardo, tra un po' ti faccio fare qualche domanda da studio da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, però chiaramente se ti dico Fazio, Martinelli, Scognamillo, ti dico il Catanzaro, che cosa ti viene in mente? Sicuramente loro hanno una grande fase difensiva, io ho avuto il mister 2 o 3 anni, lo conosco bene, cura molto la fase difensiva, sì, a Latina anche all'Ascoli, lo stimo molto e so come prepara bene le partite, come prepara bene la fase difensiva e secondo me è una questione di singoli che comunque sono ottimi giocatori, ma è una questione di tutta la squadra che sono molto organizzati, però lo siamo anche noi e quindi sicuramente ci faremo trovare pronti settimana prossima. Riccardo Brosco contro Pietro Iemmello. Sicuramente è una bella sfida, già ci siamo affrontati tante volte, questa volta in un'altra categoria, ma sono sicuro che lui vorrà fare gol e io cercherò di non farglielo fare. Studio per Riccardo Brosco. Sì, in realtà mi viene da dire ce ne sono tanti lì davanti e il Catanzaro sicuramente è meglio il punto di riferimento, però per parlare di Van de Put, che è un esterno che secondo me è uno degli elementi imprescindibili della squadra di Vincenzo Vivarini, però la domanda la facciamo fare a Fabio come sempre, a Brosco. No, vabbè, io ragazzo vorrei fare i complimenti perché sta dimostrando dopo una carriera importante in Serie B e come ha detto Somma pure prima ai microfoni di Reisat, poteva fare anche dal mio punto di vista una carriera diversa perché ha tantissime qualità e quindi spero e mi auguro che sia il nostro valore aggiunto da qui alla fine. Innanzitutto ti ringrazio. Sì, sicuramente ho fatto una carriera sempre in Serie B, qualche volta mi ha detto male anche per degli infortuni, ma non ci sono rimpianti, si va avanti per la nostra strada e adesso il mio obiettivo è riportare il Pescara in Serie B. Sarà difficile perché, come sappiamo tutti, ci sono due corazzate, ma anche noi non siamo da meno. E settimana prossima spero che lo stadio si riempia tutto quanto, una bolgia vogliamo perché ci crediamo. Ecco, a proposito di stadio, avevi dichiarato sul centro qualche settimana fa, il mio obiettivo intanto è quello di riportare il pubblico che conosco io all'Adriatico, con il Catanzaro credo che sia l'occasione giusta e anche facile. Certo, era un'altra categoria, erano altri tempi, ma io mi ricordo quell'entusiasmo e sicuramente non sarà quasi impossibile, sarà molto difficile che si ritrovi tutta quella gente, tutto quell'entusiasmo, ma sicuramente noi il nostro passetto cerchiamo di farlo ogni domenica e speriamo che di fare affezionare più gente possibile e ogni domenica speriamo ci sia sempre più gente. Ti chiedo prima di chiudere di salutarti se hai parlato con Pippo Maniero, se ti ha detto qualcosa. Sì, cioè, con Pippo abbiamo giocato tante volte contro, lo conosco bene, è un grande attaccante, sa proteggere bene palla, grande tecnica. Oggi ci ha detto che non ha giocato perché c'ha un problemino alla schiena, mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto marcarlo di più, però ci sarà il ritorno, insomma, e quindi è sempre una bella sfida contro di lui.